Allora, noi siamo Centro Cinofilo Allegra Cagnara di Bergamo e siamo qui a Quattro Zampe in Fiera a presentare la nostra Tranquility Dog, che è un'attività assolutamente adatta a tutti i tipi di cani e a tutti i tipi di padroni, quindi cani anziani, cani fifoni, cani grassottelli, cani semplicemente pigri. È un'attività proprio per tutti, sono prove semplicissime che senza coercizione non forzano né la mente né il corpo del cane, quindi anche i cani displasici ad esempio possono fare questa attività, nonché i bulldog, i brevilini come i basset hound e quant'altro. È un'attività che si presta molto bene anche per la pet therapy con i nostri cani, in questo caso non c'è tempo, non prendiamo tempi, non ci sono penalità, non c'è assolutamente niente, l'unica cosa che conta è divertirsi ed essere gratificati di avere fatto qualcosa insieme al proprio cane. Buongiorno, siamo qui a Quattro Zampe in Fiera, io sono Andrea, Andrea Mettifogo, sono qui in questa splendida fiera per portare una disciplina che è una cultura, che è la cultura dei cani da pastore, un'attività che si fa con i Border Collie, un'attività che si fa da millenni in Inghilterra, in cui i cani da pastore conducono dei greggi, degli animali da reddito. Noi siamo qui oggi, ho portato delle anatre per riuscire a far vedere alle persone questo mondo, queste attività. E, il Border Collie è un cane unico, un cane che lavora attraverso lo sguardo, senza spaventare, ma con un atteggiamento riesce a spostare, un cane molto obbediente. E comunque sempre un lavoro di collaborazione insieme all'handler, che è il pastore in questo caso, per raggiungere degli obiettivi insieme. Ecco, principalmente la disciplina è questa. E, benissimo. E adesso, se mi seguite, vorrei farvela vedere. Vai, ultimo pezzo, sprint finale, vai, spocchi, sbotti, vale, stop, spocchi, via, vai. Ok, parte con la natura tranquilla, un piccolo giro di 30 secondi. Non è già un po' più cane, vai. Ok, molto bene, molto bene, stando molto bene.
Ciao, sono Lorenzo Barzetti, istruttore cinofilo di Campo Hobbit, campohobbit.it. Siamo qua oggi a Quattro Zampe in Fiera. Vi volevo raccontare di un'iniziativa a livello internazionale di Yell of Dog. Yell of Dog nasce in Svezia l'anno scorso, 2012, per appunto dare più spazio ai cani che ne hanno le esigenze. Ad esempio, come potete vedere, cani che ad esempio sono anziani, cani che sono stanchi, cani che non stanno bene. Il concetto è mettere un fiocco giallo, un fazzoletto giallo, un nastrino giallo attaccato al guinzaglio, alla pettorina, al collare del cane, in modo tale che i proprietari di altri cani che sono intorno possano capire che il cane vuole essere lasciato in pace da solo, quindi non avere situazioni in cui il cane va sotto stress. Spero che questa iniziativa si allarghi sempre di più anche in Italia, dove è poco conosciuta. Noi facciamo del nostro meglio, lo pubblicizziamo con i nostri clienti anche qui in Quattro Zampe in Fiera.